Sinceramente, dottore, non credo nell'amore. À nous chanterons le temps des cerises et rossignols et merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux. Ma che cazzo stai dicendo? Sei mio marito! Lei crede nell'amore? Sinceramente, dottore, non credo nell'amore. Come forma estrema di un sentimento strappacuore o altro, cioè in una forma che ti stordisce, ti dilania. Sì, ha il suo peso, ma alla fine ne esci con una bruciatura o altro, no? Lei ha vissuto un amore vero, bello. L'amore mio personale bello l'ho conosciuto, ma poi ho lottato con lui perché mi indeboliva, mi annoiava. Sì, mi annoiava, ecco, posso dirlo. Cioè? Sì, le abitudini, le giornate lunghe, lente. Sì, all'inizio è tutto ok, tutto bello, tutto sano. Baci, le passeggiate, il vino, l'amore, 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 ma poi per che cosa? Forse mi sto sbagliando, che dice lei? Ma che cazzo stai dicendo? Sei mio marito! Poi che avete fatto? Siamo andati al parco a fare una passeggiata. Lei era così bella, calma. E che ho avuto paura e sono rimasto immobilizzato lì. Avevo voglia di baciarla o di scappare. Avevo in testa mille pensieri, mille cose. Lei mi avrebbe potuto fare del male. Ossia? Mi avrebbe potuto lasciare un giorno. Potrebbe diventare una passiva aggressiva, ma sempre comunque carina, gentile, educata, disponibile. Ma con delle aspettative della Madonna verso di me. Quindi che cosa vorrebbe fare? Io ho dubbi, sa. Certo, sarebbe bello. Che cosa? Perché vorrei andare a vivere a New York, aprire un baracchino e vendere gli hot dog tutto il giorno. Quindi qual è il problema? Il problema è che non mi amo. O forse non conosco ancora l'amore. Penso di amare la mia compagna, siamo insieme da anni. Ma mi guardo in giro. Cerco. Mi sento nervosa e inadeguata. È strano perché ho sempre desiderato quello che ora ho. Quindi? Adesso che è tra le mie mani, sto male e non capisco perché. Mi sento distaccata da qualcosa che mi ferisce. Lei ama la sua compagna? Oh sì, che l'amo. Sì. Mamma mia, se sono gelosa. Lei è mia.
Ma io non so onestamente se sono sua. Ecco, questo è il punto. Non so onestamente se sono disposta a sacrificare del mio tempo per lei. Quindi lei ha una famiglia numerosa. Oh, certo, una famiglia numerosa. Ho 4 figli e una splendida compagna, dottore. 3 compagne, madri di 3 miei figli. Ah, precedenti. 3 donne diverse con 3 figli diversi. Ho capito, ma l'ultimo? L'ultimo, ah sì, dottore, l'ultimo è adottato. Io ho detto subito alla mia attuale compagna, voglio no figlio barra figlia, chiaro. Sì, perché, dottore, tutto sommato, c'è così tanto bisogno d'amore, no? Quindi ama l'amore. Ah, amo moltissimo l'amore. Amo molto i miei amici, il mio lavoro, la mia famiglia, i momenti extra lavoro. Io, dottore, sono molto attivo, quasi sfrenato. Sto attento a tutto, Forse è troppo, però. Come mai? Ma perché certe volte ho un problema, mi sento un po' di tachicardia. Spesso? Spesso. Al mattino mi alzo, esco a fare una passeggiata e guardo il sole, il cielo e il mio cuore si illumina di tutto. Sono felice di tutto quello che succede. Ma sì, ma anche delle persone isteriche che vanno di corsa, buie in faccia, tristi. Ma quando sento la sigla del TG. È solo che ho sempre questa botta di tachicardia. Strano, no? Le parole di suo marito l'hanno ferita. Dottore, siamo sposati da 29 anni, va bene? Lui è sempre stato un marito perfetto, perfetto. Abbiamo 2 cani, un gatto, una figlia, 3 nipoti. Certo, loro non vivono più con noi, mia figlia è separata, ma i cani e il gatto sì, sono sempre con noi, non ci lasciano mai. Forse loro ci vogliono bene. Io non capisco, mi manca un passaggio. Sì, forse frasi fatte. Cosa sto a fare ancora qui a parlare con te di questo? L'amore strappacuore, di Lania, che cosa? 29 anni passati accanto a un uomo annoiato dall'amore. Ma davvero io ho fatto questo? Io per 29 anni sono stata accanto a un pirla che non ha mai avuto coraggio. Un pavido uomo. Ha avuto bisogno, dottore, di avere lei davanti per dirmi quello che veramente prova. No. No, io non lo vedo più. Non esiste più. Grazie, dottore. E se lo tenga.